Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti. La tua misericordia concede loro il perdono dei peccati e li rende partecipi della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Poi alle 10:24, come giusto che sia, nel silenzio, innanzitutto buongiorno a tutti e benvenuti qui in questa occasione di ricordo. Ci tengo subito a portarvi i saluti del sindaco, che stamattina si sentiva poco bene, ma manda i saluti, manda i ringraziamenti a Giuseppe Spano per la sempre meticolosa e meticoloso ricordo di queste occasioni di questi eventi. Come sapete, quello di oggi è il 20° anniversario della strage di Nassiriya, che fu veramente una brutta pagina della nostra vita militare all'estero, l'operazione che fece all'epoca l'Italia con denominata Antica Babilonia, che serviva per quella che era denominata una operazione di pace nel territorio dell'Iraq, auxiliato diciamo dalle guerre di quell'epoca. L'obiettivo di quei militari era quello di andare a riportare la pace in quei territori, non solo per i territori stessi dell'Iraq, ma con una finalità internazionale, perché la pace di quei territori significava anche portare la pace nel mondo. Basti pensare ad eventi come l'11 settembre, che hanno stravolto l'equilibrio mondiale, che derivano proprio dalle guerre consumate in quei territori. Ecco perché è importante ricordare giornate come oggi, celebrarle, lasciarle in memoria alle future generazioni, perché ricordare il sacrificio di quegli uomini perché ricordare quegli eventi, ricordare il sacrificio di quegli uomini vuol dire ricordare il sacrificio delle nostre forze armate, dei nostri militari in giro per il mondo, che non solo hanno esportato modelli di pace, ma hanno lottato e sacrificato la propria vita per la sicurezza dell'intero paese. Io per questo ci tengo a ringraziare tutte le forze armate presenti, il corpo dei carabinieri, dalla stazione di Aiello, rappresentanti dei carabinieri, l'associazione ANAI, proprio perché è importante ricordare questi momenti, è importante tenere nella memoria il ricordo di queste persone e lasciare in eredità ai nostri giovani esempi di sacrificio come quelli degli uomini che oggi andiamo a ricordare. Grazie ancora a Giuseppe Spano per l'attento ricordo di questi eventi che fa sempre con spassionato amore, e grazie a tutti.